Oltre 50 trattori hanno sanificato ieri sera l'intera città di Favara. Ieri è scesa in strada la migliore Favara, che si è messa all'opera per dare una mano nella lotta contro l'epidemia da coronavirus. L'iniziativa di sanificare le strade con acqua e cloro nebulizzato da particolari macchinari usati in agricoltura è stata organizzata dai fratelli Vita dell'azienda Geva, e alla quale hanno aderito circa 50 aziende agricole di Favara e non solo. Erano infatti presenti anche aziende agricole dei paesi vicini, tre da Castrofilippo, due da Aragona. Sentiamo proprio Emanuele Vitta in questo video, pochi minuti prima della partenza. Ci tengo a ringraziare tutti gli agricoltori che hanno risposto subito al nostro appello. Siamo in un momento triste, pieno di timore, ma fa piacere vedere che tante persone hanno partecipato. Siamo più di 50 trattori con atomizzatori che sanificheremo la città. È un'iniziativa totalmente privata, stiamo dedicando del nostro tempo, e i nostri mezzi a questa iniziativa. Lo facciamo con il cuore, sperando di poter sanificare un po' le strade, pulire e far sentire le persone meno sole. Quindi grazie a tutti gli agricoltori che hanno partecipato, nel nostro piccolo diamo il nostro piccolo contributo, quindi ci stringiamo in un abbraccio al momento virtuale, grazie ancora a tutti. Contattato il comune che ha dato la liberatoria burocratica e ha messo a disposizione anche il proprio personale della protezione civile, ieri sera puntuali gli agricoltori con i loro trattori ed i nebulizzatori si sono radunati nel piazzale dello stadio, con loro anche diverse autobotti private, anche aziende che hanno dato il cloro e via alla sanificazione di Favara. Al passaggio dei trattori i cittadini hanno risposto affacciandosi dai balconi tra applausi e approvazioni. I volontari che si sono rimboccati le maniche e gente che fa parte per la stragrande maggioranza di cittadini silenziosi, quelli che lavorano e pagano le tasse, ci hanno dato la migliore immagine della città di Favara, ma anche dello spirito di solidarietà nazionale che solo gli italiani e i meridionali in particolare sanno mettere in campo al momento del bisogno. Adesso tocca ai comuni effettuare la prossima sanificazione, come è stato stabilito anche dal recente nuovo decreto sull'emergenza coronavirus dal presidente Musumeci. Noi cittadini invece restiamo a casa. Siamo al piazzale Giochi Olimpici, come abbiamo detto, stiamo completando la distribuzione delle mascherine, dei guanti e delle tute con tutti gli operatori. Grazie Favara, soprattutto per l'emozione che stiamo vivendo in questo momento, nonostante la grave emergenza sanitaria, però veramente stiamo sentendo come tutta la comunità ci sta abbracciando, con tutti i volontari che oggi hanno voluto, grazie al loro contributo, fare questo. E vi giro le immagini di tutto il fermento che c'è in questo momento, questo rumore di gente, perché è veramente importante fare i bravi in questa fase. Soltanto in questo modo possiamo riuscire a sconfiggere questa emergenza. Come vedete, tante persone con lo spirito di volontarietà, di volontà e di dedizione per la propria comunità si sta adoperando per sanificare la città. Il mio grazie infinito a ciascuna di queste persone che sono qui.